Esiste una formula per costruire la giornata ideale che segua tutte le raccomandazioni scientifiche necessarie a tenere alto l'umore e le energie? Di norma, ogni giorno un esemplare di ADC si sveglia e si trascina verso l'esterno della camera, cercando di preservare il più a lungo possibile il tepore notturno. Le prova tutte: camminare a occhi chiusi, aggirare la luce che entra dalle finestre, lavarsi i denti, cercando di rientrare nella fase REM. E tutto questo per rimandare il più possibile il momento in cui inizierà a spendere energie fisiche e mentali. È forse questa una routine mattutina perfetta? È o non è questo il frutto ideale del lavoro svolto fianco a fianco con un esperto come Valerio Rosso per realizzare un corso sullo stile di vita importante come Lifestyle Science? Direi di no. Ma che succederebbe se il nostro esemplare di ADC mettesse insieme tutti i consigli scientifici per costruire una giornata perfetta? La primissima sfida a cui sottoponiamo il nostro Homo Piger è il risveglio quando ancora il sole non è alto nel cielo, per verificare che questo lo porti ad alzare i livelli di produttività. In questa fase sembra che sia molto importante per il soggetto svegliarsi in modo naturale, cercando di evitare l'evento del suono della sveglia. Ci è noto, infatti, che questo esemplare appartiene a una specifica specie detta dei mezzi gufi, il cui ciclo di riposo va dalla tarda serata alla tarda mattinata. Ci sono poi i mattinieri, che preferiscono rintanare molto presto per essere attivi alle prime ore del mattino, e i gufi notturni, che riprendono coscienza significativamente più tardi, quando ormai si avvicina l'ora del primo pasto. Si tratta di differenze non dettate da pigrizia o mancanza di volontà, ma da necessità dell'organismo, che a volte però vengono stravolte dalle abitudini della società in cui i soggetti si inseriscono. Per esempio, lasciato allo stato brado, il nostro esemplare torna in attività intorno alle 9:30, ma gli impegni quotidiani lo portano a lasciare il giaciglio molto prima. Alzarsi presto può dare dei vantaggi, certo, per esempio ci espone a più ore di luce naturale, che ci aiuta a migliorare l'umore e a tenere un livello di energie costante durante la giornata. Ma forzarsi a farlo può diventare fonte di stress. E allora che fare? Se è il lavoro a chiedervi di rispettare un certo tipo di orario, non c'è scelta. Dovete migliorare la qualità del sonno e la sua regolarità per poter sopravvivere alla giornata. In tutti gli altri casi, se potete permettervi di scegliere i vostri ritmi, beh, allora rispettate il vostro sonno più della vostra routine. Superato il momento critico del risveglio, il nostro soggetto deve affrontare un altro rito quotidiano, la colazione. Gli vengono somministrati due grossi bicchieri di acqua e una valanga di integratori, di elettroliti nello specifico. In questa routine perfetta non abbiamo considerato che il nostro soggetto non soffre di carenze confermate dagli specialisti, quindi non ha bisogno di integratori e neanche di così tanti grassi saturi, se è per questo. Non guardarmi! Ma solo di una sacrosanta dieta bilanciata, uno dei pilastri fondamentali dello stile di vita. Si passa poi ad un altro momento cruciale, il primo caffè del giorno. Viene concesso all'esemplare di ADC solo una o due ore dopo il risveglio, per evitare di far dipendere la sua attivazione mentale dal rito della tazzina. Restando in questa fascia oraria post-risveglio, un'altra sfida proposta è quella della meditazione o dello yoga. Qui sul canale abbiamo parlato spesso di meditazione e di mindfulness nello specifico, ma non abbiamo mai fatto riferimento a specifici orari per questa pratica. Il perché ce lo ha spiegato benissimo Gennaro Romagnoli. La meditazione è complessa, richiede un certo impegno per poterla integrare tra le abitudini quotidiane. Questo vuol dire trovare i tempi e gli spazi giusti per ognuno di noi, pena l'abbandono totale della pratica, come è successo a me tutte le volte che ci ho provato prima di incontrare Gennaro. Di certo però è vero che dedicare 15 minuti almeno alla meditazione ogni giorno ci permette di attivare la mente in modo da renderla pronta a fare esperienza della giornata nel modo migliore possibile, tenendo sotto controllo i livelli di stress e migliorando le nostre capacità di lettura delle circostanze. Non è poco. In definitiva, se al mattino avete il tempo necessario, benissimo inserire questa abitudine in questo momento della giornata. Altrimenti partite scegliendo un orario che vada bene per i vostri ritmi. Meglio farlo in un momento poco mainstream che non riuscirci affatto.
A questo punto, per il soggetto del nostro esperimento, è arrivato il momento di esporsi direttamente alla luce naturale. Questo gli permetterà di migliorare i ritmi circadiani e la qualità del sonno, dandogli un boost di buon umore e buoni livelli di focus per il resto della giornata. E dopo i tiepidi raggi solari, per il nostro ADC arriva un altro momento entusiasmante, quello dell'esposizione al freddo. Parliamo di docce fredde o vasche di ghiaccio. L'obiettivo è aumentare il livello di focus e di energie favorendo il rilascio di epinefrina e norepinefrina. Un ulteriore beneficio riguarda poi la motivazione e la capacità di resistenza. L'ideale sarebbe un'esposizione che va dai 2 ai 6 minuti, per 3 volte alla settimana. 3 volte? Col c***o! Arriviamo poi all'allenamento mattutino. Siamo avvantaggiati. L'esemplare sotto osservazione è piuttosto affezionato al fitness, i pesi, la ghisa, i grugniti. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 sul Journal of Physiology, allenarsi di mattina dovrebbe migliorare le prestazioni psicofisiche del resto della giornata. Ma attenzione, le articolazioni e muscoli potrebbero essere ancora tesi e dopo il lungo digiuno notturno potrebbe essere difficile portare avanti un allenamento davvero utile. Si arriva al primo pasto della giornata, che dovrebbe prevedere un basso contenuto di carboidrati, soprattutto quando si lavora anche nella seconda parte della giornata. In questo modo, il nostro esemplare dovrebbe aggirare la sonnolenza e la foschia mentale dovuta alla digestione. In realtà, il nostro soggetto ha ricevuto una sola indicazione generale: mangiare in maniera bilanciata, studiata, attenta, includendo nel suo pasto tutti i nutrienti necessari. Si passa poi ad un'altra piccola finestra di esercizio serale. Ci si concentra soprattutto sul cardio o comunque su attività a basso impatto, come delle lunghe camminate, lo yoga, i giri in bicicletta o delle nuotate tranquille. Sembra che sessioni da 30 minuti, svolte almeno 2-3 ore prima di andare a letto, aiutino a rilassarsi e a ridurre i livelli di ansia e stress accumulati durante la giornata. A fine giornata, infine, abbiamo chiesto al nostro esemplare di ADC di mangiare presto, molto presto, incredibilmente presto. Sono già le 3. Non solo per permettere una digestione completa prima che si ritrovi sdraiato a letto pieno come un tacchino, ma anche perché questo migliorerà il suo riposo. L'idea generale è quella di mangiare carboidrati come riso, patate e pasta per aumentare i livelli di serotonina e triptofano, che sono utilissimi non soltanto per il buon umore, ma anche per la qualità del sonno. Senza contare che abbuffarsi di carboidrati ci fa addormentare in tempi record. Attenzione solo a non esagerare con le quantità. Mangiare troppo cibo influisce molto negativamente sul sonno, anche se lo fate molte ore prima di mettervi a letto. In questa seconda fase della serata bisogna diminuire la quantità di luce artificiale a cui ci esponiamo. Per questo il nostro ADC tiene accese solo le luci che gli servono davvero per portare a termine le sue ultime attività prima di andare a dormire. Dopodiché indossa la sua mascherina da notte per bloccare totalmente le fonti luminose e garantire un buio pesto di cui si pentirà non appena sentirà un leggero scricchiolio in casa. Di filosofia pratica. Una luminosità artificiale troppo alta, infatti, soprattutto quella che deriva dalle luci blu dei dispositivi elettronici, dilata i tempi necessari per rilassarsi e per andare incontro al sonno, perché ritarda la produzione di melatonina. Ecco allora che ci ritroviamo a sentirci troppo attivi per andare a letto, per poi dormire male e svegliarci ancora peggio la mattina dopo. Quindi, se proprio non volete andare subito a dormire, meglio scegliere delle attività che non comportino avere uno schermo che vi spara luci blu accecanti in faccia. Per garantire al corpo e al cervello la quantità di riposo necessaria, che di regola consiste in 7-8 ore di sonno e una qualità degna del sonno di un koala, il nostro soggetto a questo punto dovrebbe ingerire altri integratori molto colorati, dai nomi complessi. Ma il nostro ADC continua a non avere carenze certificate dagli specialisti e per questo gli integratori non gli servono. Avere uno stile di vita equilibrato e costruire buone abitudini giornaliere sono già ottimi passi per migliorare la qualità del riposo.
Appoggiarsi ciecamente a supporti esterni potrebbe essere solo un modo per evitare di lavorare bene sul vostro stile di vita. Farsi autoprescrizioni che spettano i medici è un rischio inutile, come Valerio Rosso ed io ripetiamo spesso nel nostro corso sullo stile di vita sostenibile, Lifestyle Science. Quindi occhio, e trovate tutti i link a Lifestyle Science qui sotto in descrizione. E così è andato il mio esperimento con la giornata perfetta. Al di là dell'ironia, c'è un motivo per cui non sono riuscito a seguire buona parte dei consigli segnalati dai guru del lifestyle, nonostante siano supportati magari anche da evidenze scientifiche che trovate qui sotto in descrizione. E questo motivo è sicuramente l'attrito che si crea tra l'impegno richiesto per rispettare tutte queste routine e la disponibilità di tempo ed energie che abbiamo ogni giorno. Per fare un esempio, quanti e quante di noi hanno davvero modo di inserire ben 2 sessioni di esercizio fisico ogni giorno? E non si tratta solo di ritagliare qualche minuto, ma di avere anche le forze necessarie a farlo in maniera efficace e non come un compito da dover sbrigare il prima possibile. E lo stesso vale anche per le pratiche meditative, il lavoro, gli impegni, ma anche la vita sociale possono influire tantissimo sui nostri ritmi quotidiani. Ma allora, la soluzione qual è? Beh, la soluzione è duplice. Da una parte, semplificare il più possibile e cercare di attenersi a poche semplici regole, e dall'altra è fare un passo alla volta. Come consigliamo in ogni video sul lifestyle, cambiare tutto insieme è impossibile, è una richiesta eccessiva. Meglio invece lavorare su singole aree della propria vita, una per volta, un passettino alla volta. Scegliete da quale pilastro del vostro stile di vita volete partire, che sia il sonno, l'alimentazione, il depotenziamento delle piccole dipendenze quotidiane come la caffeina o la nicotina, la gestione dello stress, l'esercizio fisico, il miglioramento dell'ambiente in cui vivete. Scegliete un solo ambito e cominciate a lavorarci in maniera consistente, cambiando un piccolo aspetto per volta. E non serve seguire una routine preimpostata, ma individuare le vostre specifiche difficoltà e agire direttamente su quelle. Non tutto quello che vi ho mostrato in questo video si adatterà alle vostre vite, o forse addirittura nulla di tutto questo potrebbe mai essere inserito serenamente nelle vostre giornate. E non è soltanto per mancanza di disciplina. I consigli generici, per quanto scientifici possano essere, a volte semplicemente non fanno al caso nostro.